Benvenuti o bentrovati, buon inizio di settimana. Anzitutto benvenuti in questo format, le short news di Horeca Channel Italia, il primo TG giornaliero dedicato ai professionisti dell'Horeca come voi, ed ecco le 5 notizie che abbiamo scelto per voi. Cominciamo parlandovi di un patto di filiera proposto da FIPE e del settore agrituristico che va molto molto bene. Poi andiamo sul beverage con il Brunello di Montalcino, le cui vendite volano, e poi diamo notizia di un nuovo produttore di spirits. E infine ecco i 10 drink più bevuti nei weekend. FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in occasione della sua assemblea annuale lancia l'idea di un patto di filiera tra ristoratori, produttori e agricoltori per il rilancio del settore. All'assemblea, alla presenza del ministro Garavaglia, si è parlato di una strategia unitaria in grado di valorizzare l'intero sistema paese. Serve un soggetto che svolga una funzione di regia, ha detto Stoppani, presidente FIPE, in grado di fare un vero lavoro di raccordo e integrazione di filiera tra agricoltura, industria alimentare, distribuzione e ristorazione, anche per favorire il nostro export. Buone intenzioni, ma che bisogna ora mettere in pratica. Nel frattempo, al netto della pandemia che purtroppo sta dando nuovi segni di vitalità, il settore è in ripresa. Bene nello specifico il comparto agrituristico. Qui nel 2021, sul fronte dei ricavi, il 70% delle aziende del settore ha riscontrato la ripresa, ma il dato più importante è che il 42% dichiara addirittura un forte aumento di domanda rispetto anche al pre-pandemia. A dirlo un'anticipazione del rapporto annuale sulle tendenze del settore realizzato da Rete Rurale Nazionale e ISMEA. Dal rapporto emerge che tra i servizi si è consolidato il ruolo della vendita diretta, su cui punta il 52% delle aziende, di queste il 37% ha predisposto nuovi servizi. Da agriturismo a enoturismo il passo è abbastanza breve. Parlando di vino, notiamo che volano le vendite del principe dei vini toscani, il Brunello di Montalcino. Secondo l'ente certificatore Valor Italia, sono 1,5 milioni le fascette distribuite nell'ultimo mese, più 106% sul pari periodo del 2020 e il più 177% rispetto alla media degli ultimi 13 anni. Si tratta della miglior performance mensile dal 2008. I risultati sono stati dati in occasione dell'evento Benvenuto Brunello, dove è stato anche rilevato da un'indagine di Wine Intelligence che il Brunello di Montalcino è il vino più conosciuto tra i consumatori italiani, con una notorietà del 67%. Non conosce tregua lo chef Carlo Cracco, non appena raggiunge un obiettivo guarda già verso nuovi affari. Il famoso chef, che vuole sempre di più, dopo il food ha deciso di mettersi in affari anche nel mondo del beverage, nei distillati per la precisione. La passione per i vini e i distillati l'ho sempre avuta, dichiara il Cracco. Poi, visto che i miei clienti mi chiedevano di concludere i miei menù con dei drink all'altezza, ecco allora che il Cracco ha avviato la produzione di un amaro bianco organico, un limoncello e un gin. Non sappiamo se il cicchetto viene offerto dalla casa, non sono domande da fare a Cracco. E allora siamo in tema e concludiamo con una classifica, quella dei 10 cocktail più amati dai giovani nei weekend. Una classifica redatta dall'annuale report 2021 di Drink International, che come ogni anno stila e indaga sui drink più amati e richiesti. Ecco la top 10, dal decimo al primo posto. Abbiamo il Mojito, poi lo Spritz, a seguire il Manhattan, il Whisky Sour, Espresso Martini, Margarita, Dry Martini, poi sul podio al terzo posto il Daiquiri, al secondo il Negroni e al primo Old Fashioned. Insomma, c'è libera della scelta, e qualsiasi sia la vostra scelta, buon drink. Grazie come sempre per la tua attenzione, metti un like se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ci vediamo domani, ciao! Tiramisù di casa, da Bonaventura Maschio.